tra chi sceglie i suoi amici? Beh, spesso tra i giovani. Amo dialogare con loro e hanno anche gli occhi limpidi. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi e di sempre, anche in congedo, anche se non esistono più. Personaggio ingombrante, di una tenerezza incredibile, di un modo di fare nei confronti di noi figli e poi dei nipoti, molto, molto affettuoso, molto attento. Tu sai che ci riunivamo a Prata d'estate e nonno, quando andavamo a letto, te lo ricordi? E arrivava da lontano e iniziava a fare faceva così, no? E tu dentro al letto che tremavi arrivava. Finalmente ti faceva il solletico e giocava e... Mi sentiva, insomma, ballerino certe volte, ci faceva il cancan. Oltre a... ti ricordi? Sì, sì, sì. Il mio ricordo è un ricordo che è venuto fuori ultimamente, a sorpresa, ed era un terreno abbastanza ghiaioso, sotto dei noccioli, e questa mano enorme che teneva in mano due nocciole, e per farmela assaggiare io pensavo servisse sempre lo schiaccianoci, perché invece con questa mano enorme poi aveva rotto le due nocciole e mi aveva fatto assaggiare la nocciola. L'immagine di quello che mi dà la Coca-Cola, che mette sulle gambe e mi fa fare cavalluccio, quello sì, quello me lo ricordo. Quando avevo 3 anni, quello me lo ricordo. Stava le ore a guardare le stelle e diceva spesso: vedi quella lì, quella è nonna Dora. Ai suoi nipotini che cosa dirà? Beh, i bambini si raccontano le favole, le belle favole. Poi crescono. E le racconterò anch'io ai miei nipotini. Ma se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è una esperienza duramente vissuta, ambisco solo a raccontarla ai più giovani della mia anima. Quanto a te, hai potuto guardarci serenamente fino all'ultimo. Anche i figli dei tuoi figli li hai potuti guardare come volevi, compresi i più piccolini, quelli che hai salutato quando avevano 3-4 anni. Non hai potuto raccontare loro le favole, è vero? Ma è la tua vita che per loro è diventata una favola. Carletto, quasi ogni sera, prima di addormentarsi, mi chiede di parlargli di quel briccone di nonno Carlo. Alberto con Simona fa lo stesso. Poi, quando finisce il racconto, imbroncia il viso sotto i riccioli e ripete, la tua tenera teppa, che quelli che hanno ucciso nonno Carlo sono stronzissimi. E in Calabria quest'estate, la mattina dopo che avevano visto un western alla televisione di quelli che finiscono con l'arrivano i nostri, li abbiamo trovati che si chiedevano tra un biscotto e l'altro perché i soldati a cavallo non erano arrivati a salvare anche nonno Carlo. Vedi, è un ricordo, un bellissimo ricordo che vive. Ed è questa la cosa più bella che ci hai lasciato. Ciao, papà. Che cosa sono per lei gli alamari che porta su laggiù? Quando eravamo ragazzi, a 20 anni, e raggiungevamo l'ambito ingresso nell'arma, gli alamari erano la cosa più esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione. Ricordo che i nostri maestri insistevano nel dire che dovevano essere serviti con umiltà, non usati, non sfruttati, e perché erano puliti nel loro argento anche quando per qualche frazione di momento si fossero ossidati. E ricordo ancora che facevamo a gara, anche con qualche sacrificio di stipendio, nel farceli cucire
sulla giubba, non applicare, ma proprio cucire sulla giubba, come se volessimo che ce li cucissero sulla pelle. E oggi, a 40 anni di distanza, me li sento ancora cuciti sulla pelle e so cosa costano. Il comando è dare l'esempio, al di fuori dell'esempio è solo sopraffazione. E questo lo disse il generale, e noi non ce lo dobbiamo dimenticare. E se per caso io me lo dovessi dimenticare, ricordatemelo. E per concludere con le parole del generale, vorrei dire che in questi tempi, come fece lui, siamo chiamati a un nuovo piave, fatto di sacrifici, di sofferenze, contro e in cui in questo nuovo piave ci vede tutti noi, gente semplice, vicini al nostro Presidente della Repubblica, contro la mafia e contro l'ingiustizia che la sostiene. E per finire facciamo l'appello. Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Presente!